Arianna Fasulo, appena nominata commissario cittadino per Teramo Città della Lega, qual è l'orientamento, l'indicazione che le ha dato il partito? Pensate di stringere alleanze anche con i civici, cioè detto chiaramente con la compagine che fa riferimento a Paolo Gatti o altre forze? Sono un soldato semplice, le scelte verranno fatte dai vertici. In ogni caso mi sento tranquillamente di dire che siamo aperti al civismo, siamo aperti ad un civismo leale, siamo aperti ad un civismo che non si deve confondere con un, cinismo. Siamo pronti ad un civismo che si confronta con quelli che sono, con quelle che sono le indicazioni e di principi della Lega, di lealtà, di coerenza e di trasparenza. E non di autoreferenza. L'obiettivo comunque è quello di una coalizione unita? L'obiettivo è quello di una coalizione unita. Il primo step ritengo che sia soprattutto quello di parlare con tutte le forze del centrodestra per ricreare un equilibrio giusto in virtù delle prossime sfide elettorali, che sono delle sfide importanti che ci attendono a giugno, che ci attendono a giugno 2023. Altro obiettivo altrettanto importante è allargare il consenso della Lega sul territorio, allargare il consenso della Lega sul territorio per affrontare soprattutto quelli che sono i problemi delle criticità legate alla città di Teramo. Quando parlo di criticità che sono sotto gli occhi di tutti, in primis sono una cittadina, quindi mi riferisco alla viabilità, al commercio, alla cultura, alla sanità. A tutti i problemi che oggettivamente affliggono i cittadini quotidianamente. Senta, il capogruppo Mimmo Sbraccia, subito dopo la designazione degli incarichi del partito, come dire, ha mostrato una certa amarezza e ha detto di non essere stato coinvolto. Lei come ha accolto queste dichiarazioni? Non entro nel merito di quelle che sono le decisioni che al momento ha preso Mimmo Sbraccia. Per me sarà un riferimento importante, è il capogruppo in consiglio comunale, pertanto ritengo che sarà il mio referente. Sicuramente a giorni ci incontreremo e designeremo una linea, sempre dettata naturalmente da quelli che sono i principi del partito.